Il debutto ufficiale avverrà questa settimana alla kermesse dell'IFA che si terrà a Berlino. Ci riferiamo all'ultima novità dell'LG, l'atteso G-Pad, il tablet che l'azienda coreana ha deciso di svelare in anticipo, probabilmente per catturare una maggiore attenzione nei confronti dell'evento. Si tratta di un tablet in formato extra large con un display da 8,3 pollici e con una risoluzione HD, 2 GB di memoria RAM e 16 GB di memoria interna. Due fotocamere, una posteriore e una anteriore, e un sistema operativo Android personalizzato da LG. E certamente il settore dei tablet sarà quello di maggiore interesse all'interno di quella che è senza dubbio la più grande e importante manifestazione, che prenderà il via tra poche ore nella capitale tedesca. Gli occhi di tutto il mondo saranno puntati sugli ultimi prodotti tecnologici, quali orologi intelligenti, ultimi modelli di telefonini e tablet, televisori sottili pochi millimetri ad altissima definizione e molti altri esempi di un mondo quasi futuristico. E diversi saranno i produttori pronti a darsi battaglia, come Samsung, HTC, Sony, oltre al già citato LG. Il 4 settembre, ad esempio, la Samsung presenterà al mondo intero il suo primo vero smartwatch, il Galaxy Gear, che sta già suscitando molto interesse da parte degli appassionati per le sue singolari caratteristiche. Indossato come un orologio, permetterà infatti accessi diretti e facilitati alle app, alla fotocamera, a internet e si caratterizzerà per un'autonomia di più di 10 ore. Insomma, questi sono solo alcuni degli esempi delle novità tecnologiche della prossima stagione, che gli utenti avranno modo di toccare con mano da domani alla grande fiera tedesca.